A Mosca c'è stupore e paura dopo il secondo attacco con droni avvenuto nel quartiere d'affari della capitale in meno di 48 ore. L'ufficio della presidenza ucraina ha dichiarato che aggressioni come questa avverranno con maggiore frequenza. Ora anche molti cittadini russi provano la paura delle bombe. Неожиданно, что второй раз примерно в то же место. Мы не ожидали, конечно. Теперь уже совсем не хочется приходить. Безопасность, я даже не знаю, как это комментировать, потому что мы живем вот в соседней башне, вот она, башня Ока. Мы видим с окна, как сюда подъезжает ночью полиция, скорая и так далее. Это очень страшно, потому что просыпаешься ночью под взрывы. La quantità di droni kamikaze utilizzati da Russia e Ucraina per attaccare i loro rispettivi territori è in crescita. Nella regione di Zaporizhia ricompare davanti alle telecamere il capo di Stato Maggiore russo Valery Gerasimov nel corso di una visita a un accampamento dopo le indiscrezioni che ipotizzavano una rimozione dal suo incarico come responsabile di quella che Mosca definisce operazione speciale in Ucraina. Altra giornata di bombe nelle aree calde del fronte. Un giovane medico è morto a Kherson, nel sud del paese, dopo il bombardamento di un ospedale. A Kharkiv, a nord, un drone kamikaze ha colpito un dormitorio.